con Andrea Oriana di Lecco, un nuotatore di altissimo livello, già olimpionico a Atlanta, che oggi ha nuotato per mi sembra una cosa come 12 ore sul lago di Poschiavo. Ecco, qual è il motivo che l'ha spinta a venire a Poschiavo? Ma diciamo che qui ci sono le condizioni ideali per la temperatura, visto che d'estate fa caldo nei laghi oppure nel mare, quindi questa temperatura tra i 15 e i 16 gradi è l'ideale per preparare la traversata alla Manica che farò ad agosto. Partenza questa mattina alle 9 e siamo appena in arrivo, vedo che è ancora un pochino freddo, quindi quante ore di nuoto oggi? È quasi 11 ore, è stato un bel allenamento, devo ringraziare appunto tutto il team che mi ha supportato per tutte le 11 ore, incitandomi e caricandomi sempre al meglio. E questo progetto ti dovrebbe portare appunto in autunno a tentare di attraversare la Manica, sì, giusto? Sì, verso il 15-20 di agosto tentare la traversata della Manica, la temperatura dell'acqua a 16 gradi, solo col costume, quindi senza muta, e quindi è una bella prova, 40 km. Come hai trovato l'ambiente qui sul nostro lago? Sì, benissimo, io mi trovo benissimo, ero già venuto l'anno scorso e anche a giugno e luglio diverse volte ad allenarmi, quindi devo dire che è un posto, una cornice ideale per l'allenamento. Grazie, evidentemente un grande progetto ha bisogno anche di uno staff, altre persone che danno un aiuto, le abbiamo con noi, ve le presentiamo brevemente. Ciao, sono Alessandro Bertoldi. E io sono Mario Cirillo. E io sono Alessandro Vlad. Ecco, magari ci dite qual è il vostro compito in questa, certo, in questa impresa. Noi siamo il team di supporto di Andrea, abbiamo condiviso con lui questa avventura, noi siamo la società Elite Academy, ci occupiamo di mental coaching e di attività di valorizzazione delle risorse umane all'interno delle imprese italiane. Io con Alex condivido appunto il fatto di lavorare insieme, sono un consulente aziendale di Elite Academy e siamo a supporto di Andrea sia dal punto di vista di sostegno durante l'attività, ma anche dal punto di vista di comunicazione. Io sono l'atleta di Andrea, oggi abbiamo voluto provare l'allenatore diventa atleta e l'atleta diventa allenatore. Sono orgoglioso di avere un allenatore del genere e sono orgoglioso di averlo potuto allenare per questo ultimo test prima della traversata della Manica. Perfetto. E quali sono i tuoi progetti a livello sportivo? I miei progetti a livello sportivo per adesso è puntare al 2024, si spera di arrivare alle Olimpiadi. Benissimo, allora da parte nostra non ci resta che ringraziarvi, in bocca al lupo a Andrea, anche da parte dei lettori del Bernina, grazie. Grazie, salutiamo.